Figlio e Spirito Santo. Amen. Discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. E tanti auguri. Sabato 21 luglio a Marina di Ginosa ha aperto i battenti Unicum, il nuovo pub bistrò ma anche caffetteria sistemato in un angolo di paradiso a pochi metri dal mare sulla centralissima via Pola. Unicum è il nuovo progetto imprenditoriale presentato da Francesco Tigrato, giovane titolare che vanta importanti esperienze all'estero nel settore della ristorazione, esperienze che a Marina di Ginosa ha voluto sintetizzare in un mix di culture europee, dando vita ad un progetto originale ed unico come il suo nome. Un po' tipico locale irlandese con i suoi arredi in legno, un po' ambiente contemporaneo in cui servire pranzi veloci, caffè e aperitivi accompagnati da qualche piatto, magari di sushi, ma anche da un gustoso panino con il polipo. Diverse sono le birre esclusivamente tedesche che è possibile degustare da Unicum Bistrò. Ricco anche il calendario degli eventi estivi organizzati dallo staff, così come preannunciato al nostro microfono da Francesco Tigrato. Questo è insomma un locale ispirato, diciamo, alla vecchia scuola, al vecchio pub che è in legno, però con la novità di avere, diciamo, la nuova scuola, e quindi parliamo di moderno e old school, come si vorrebbe dire, insomma. Parliamo di pareti in legno, banconi in legno, però con un laboratorio abbastanza attrezzato, con un retrobanco da, diciamo, solo che si può solo invidiare, insomma, perché comunque c'è abbastanza spazio. Abbiamo recuperato anche tantissimo spazio. Per diversi anni ho vissuto sì all'estero, acquisendo, diciamo, un'esperienza ben diversa dalla nostra italiana, lavorando anche in parecchi ristoranti importanti, e ad oggi ho voluto ritornare a casa proprio per rimanere qui e per godermi anche la mia famiglia, insomma, i miei amici, e per dimostrare, insomma, quello che uno poi impara fuori, no? Uno alla fine il territorio ce l'ha nel sangue, insomma, casa è sempre casa, come si suol dire. Si chiamerà Bistrò Unicum proprio perché è unico nel suo genere, insomma. E diciamo che il bistrò copre tutte le fasce orarie, quindi partiremo la mattina con la caffetteria, ad arrivare a mezzogiorno con panini veloci, ad arrivare poi alla sera agli apericena, agli aperitivi, tutti i cocktail, tutto, di tutto e di più. Da noi è possibile degustare al momento sushi, un buon sushi fatto con un ottimo pesce crudo, fresco, del crudo, come detto in precedenza, il crudité, dei panini con un polipo fantastico, e una delle tante novità che è il polipo alla luciana in crosta di pane. Qui da noi, come detto in precedenza, è possibile trovare di tutto. Partiamo dalla nostra birreria, insomma, con 6 spillatrici che spillano solo e prettamente birra tedesca, da buon gustaio posso dirvi qualcosa, a finire alle amare, ai prosecchi, ai vini, a tutto il buon cibo che poi noi possiamo offrire. Faremo delle happy hour a tema ogni giorno durante la settimana, che poi svilupperemo in un calendario che potrete trovare sulla nostra pagina Facebook, sul Bistrò Unicum. Vorrei partire con i primi ringraziamenti particolari. Il primo va alla Banca di Credito Cooperativo di Marina di Ginosa, il secondo va al dottor Ratti, uno dei più professionali commercialisti che io conosca, al mio geometra, e soprattutto al locatore, il signor Giuseppe Lo Spinuso, una grandissima persona. E in più ringrazio tutta la mia famiglia e tutti i miei amici che mi sono stati vicino. Ricordatevi, Bistrò Unicum, via Pola 19. Siamo dislocati dopo il passaggio a livello, quindi è molto vicino a Viale Ionio, insomma. Grazie.